Mettiamola così. La prima cosa che le chiedo è, avrà visto, immagino, con attenzione il video di difesa di Salvini. Ha presente quello con lo sfondo nero, i primissimi piani, poi il piano americano, quei 4 minuti trasmessi da Rai News 24. Ecco, mi dice che impressione le ha fatto quel video? Ma guardi, io faccio molta fatica a trovare un termine per definire questa situazione che mi preoccupa moltissimo da tanti punti di vista. Non sono una linguista, quindi magari non è un grande problema, una grande notizia che non trovo la parola. Però qui siamo veramente di fronte a qualcosa di molto grave per la vita del nostro paese, per il nostro ordinamento giuridico, per la separazione dei poteri, per la difesa dei diritti delle persone, del diritto. Allora, ha invocato due argomenti, Salvini. Lui rivendica di aver difeso i confini della patria, sì, e del paese. E a me è piaciuta molto la conclusione della pubblico ministero, a conclusione della sua requisitoria, quando ha chiesto di rispettare i confini del diritto. E quindi gli unici confini che vanno rispettati davvero sono quelli del diritto internazionale, del diritto del mare e direi dei diritti fondamentali delle persone. Questo è il confine vero. Sì, e poi forse quando difendi i confini del tuo paese dipende da come li difendi, cioè non è detto che tu li debba difendere offendendo un altro diritto. Prima di tutto. Seconda cosa, che secondo me è altrettanto grave, ha invocato l'articolo della Costituzione che ci richiama alla difesa della patria, alla sacra difesa della patria, che è un principio fondamentale, chiaramente, che dobbiamo tutti rispettare, perché come cittadini dobbiamo tutti essere fedeli alla Costituzione. Stiamo difendendo la patria da chi? Dai bambini, dalle donne, dai disperati del mondo? Sono questi quelli che attentano alla sicurezza del nostro paese? Mi meraviglia molto questo affermato da una persona che è amica di Putin, che l'ha invaso davvero con le armi, con i soldati, con gli eserciti, certo, in un altro paese. E però mi perdoni, allora, quindi Salvini dice, attenzione, noi siamo stati votati. Siamo stati votati su un programma preciso e utilizza questa questione della fiducia degli elettori come se il voto popolare rendesse immuni, diciamo, dal giudizio della magistratura. Sì, ma questa è la cultura costituzionale e giuridica di questa destra. Per Berlusconi il voto popolare era il lavacro di fronte ai reati dei quali era accusato. Per Salvini il voto popolare, il programma politico, la propaganda nei confronti di un argomento così delicato come quello dell'immigrazione, lo solleva dal rispetto del diritto, dal rispetto della sicurezza e della dignità delle persone, da tutte le leggi del mare, da tutti gli accordi internazionali. Guardi, io mi sono letta, la devo rileggere ancora con attenzione perché è molto lunga, la requisitoria della Pubblico Ministero. Non c'è una considerazione che non sia frutto di una norma di diritto internazionale, costituzionale, degli accordi che sono stati siglati. Non c'è una ricostruzione dei fatti che non abbia una sua documentazione adeguata. Quindi lei dice esattamente il contrario di una requisitoria di tipo politico. Esattamente, e dispiace, siccome è un documento molto impegnativo, dovremmo invitare tutti a leggerlo, perché continuare a fare una propaganda estremamente pericolosa. Primo, per il rapporto politica e magistratura in questo paese. Qua siamo di fronte a un fatto evidente, cioè il ministro Salvini, prima della doverosa inchiesta portata avanti dalla Procura di Palermo, ha avuto il giudizio del Tribunale dei Ministri, che è un collegio,
formato da tre magistrati, i quali hanno chiesto l'autorizzazione a procedere al Parlamento e il Parlamento l'ha concessa. A quel punto, per quale motivo un pubblico ministero non deve fare il suo dovere? Violerebbe la legge, la sua stessa professione, quello per cui ha giurato. È un atto dovuto, banalmente. Però le chiedo, è un atto dovuto. Però le chiedo, siccome lo scontro tra politica e magistratura, ahimè, in questo paese appunto non è un inedito, lei stessa ricordava appunto il precedente di Berlusconi, certo. La cosa che le chiedo è se siamo davanti a...